questa manifestazione, la 25esima edizione del premio letterario Una pagina d'amore, ha un padrino e un ospite eccezionale, che è uno scrittore, Gianfranco Piovino. Lo chiamo sul palco e lo accogliamo con un applauso. Prego. Ecco perché alcuni critici che hanno letto i libri e commentato i libri di Gianfranco Piovino dicono che non si tratta solo di romanzi rosa, ma appunto di non solo un genere, ma anche thriller, insomma, con varie commissioni, queste anche che ci portano, ecco, di una lettura che avanza e di una voglia di andare avanti. Ma quanto più anni ha, più riesce a raccontare anche nei silenzi. Basta guardarla quando tu parli, tu riesci a comprendere se ti sta ascoltando, se sta andando in profondità nel discorso che tu stai facendo. E sarebbe fenomenale per me incontrare donne che a 80 anni ancora vogliono raccontare l'amore e vogliono raccontarlo di quello che hanno vissuto, per confrontarlo a quello di oggi, che è così cambiato. Oggi noi non sappiamo più amare senza sms, senza email, senza internet, però ci sono anche quegli amori che sono resistiti le distanze, le lontananze, senza nessuno stratagemma. C'era il telegramma, la lettera, il piccione viaggiatore, per cui si è evoluto questo sentimento, però è rimasto intatto nella sua determinazione, che è per l'appunto quello di trasmettere lo stato d'animo dell'altra parte del cuore. E allora ci ho scritto questo romanzo, Destinare con i proventi alla distrofia muscolare, perché proprio in quei giorni ho incontrato una ragazza in chat che si raccontava, e ad un certo punto mi ha detto: Gianfranco, per cortesia, noi stiamo raccontandoci, mi piace come parli, mi piace il tuo modo di essere, però non chiedermi mai di uscire, perché io sono inchiodata su una sedia a rotelle, sono affetta dalla distrofia muscolare e mi faresti male se ti comporti come gli altri uomini, che poi una volta che hanno saputo, io ho denunciato questo mio handicap, vanno via, per cui mi fanno male due volte, mi fanno ancora più male della malattia che nutro. Perché questo è l'unico mezzo che noi abbiamo, questa finestra che abbiamo per poter parlare e confrontarci con il mondo. Ho presentato l'opera in contesti con la distrofia muscolare in giro per l'Italia, e vedere questi ragazzi, queste ragazze che si trainano la vita su una sedia a rotelle, quando vai vicino sei tu l'handicappato, perché non riesci assolutamente a dare conforto, sei in disagio, e loro dicono: ma non c'è bisogno di diventare così così difficile nell'essere te stesso, sei te stesso, noi sappiamo che siamo, questo è il termine che io ho fatto mio, siamo degli sfigati della vita, ma questo non significa niente, forse ci siamo guadagnati prima il paradiso rispetto agli altri, però quello che fa male non è la malattia, che è un dato di fatto, ma è quando ci avvicina qualcuno e ha difficoltà anche ad essere naturale, perché crede che noi siamo i deboli, siamo finiti, stiamo per morire. Fateci sentire come voi, trattandoci con la semplicità di non vederci con un male addosso, ma un silenzio, una solitudine dentro. Ecco, quindi un libro, un applauso davvero, perché è voluto all'associazione Rock No War, di cui c'è qui anche il presidente Giorgio Amadessi, che ringraziamo, forse vuole dire una parola, vero Gianfranco? Lo invitiamo sul palco, se vuole salire. Da vendere ancora. Questa è un'atrocità assurda, e ancora di più il fatto che l'Italia è uno dei paesi che maggiormente è presente in questi paesi. Questa è una violenza, e non ci rendiamo conto che la pedofilia non è che esista solo in TV, in internet, ma è molto vicino a noi. Molto vicino a noi, che si sa celare, si sa nascondere, ma fa un male di cui chi subisce quella violenza, quell'atrocità, molto spesso è costretto a non poterlo denunciare, e questo fa ancora più male, perché te lo porti dentro come una galleria buia dalla quale non esci più. Sì, è il presidente di Rock No War. Che cosa fate allora in Laos? Grazie, in Laos abbiamo già iniziato la costruzione di questo centro per il recupero delle bimbe vittime del turismo sessuale. Ne abbiamo già fatto uno in Cambogia, e questa è la ripetizione di questo centro. A maggio, se i lavori proseguono regolarmente, faremo l'inaugurazione, quindi sarai invitato a scendere con noi per l'inaugurazione, perché tutti i progetti che noi facciamo devono essere visibili, devono essere inaugurati, tutti i soldi, perché siamo qua per i libri, siamo qua per gli scrittori. La cosa che ho
ho fatto i salti mortali per essere qua oggi pomeriggio proprio in onore a Gianfranco e proprio per ringraziarlo di quello che ha fatto per noi con questi libri, con quello che ci sta donando, perché voglio dire anche un euro serve proprio per realizzare questi, questi centri. Il centro in Laos ha un valore di 150.000 euro, stiamo arrivando alla, alla conclusione, quindi ci stiamo arrivando e ci stiamo riuscendo. Sui bambini, creiamo dei, dei vuoti dentro che restano inevitabilmente senza fondo. E c'era un grosso teologo che diceva, noi abbiamo tutti quanti noi dei, delle grosse voragini dentro di noi. Ce ne sono alcune, le quali a guardarci dentro vengono le vertigini, perché sono senza fondo, perché non possiamo raccontarle a nessuno. Chiediamo un'anticipazione naturalmente sul terzo libro. Immaginiamo parlerà d'amore. No! Parlerà, c'è qui l'editore che qui per parlare del, degli ultimi accorgimenti di un libro che uscirà a maggio per l'Aca Edizioni, si chiamerà Trame d'amore e racconterà di un prete che è un prete insolito perché conduce un programma radiofonico sulle rubriche del cuore, e ci sarà Claudia che è una giornalista che cercherà di intervistarlo per capire se davvero questo è un uomo che ha a cuore le anime in pena, quelle dell'amore, oppure è qualcuno che vuole assolutamente costruirsi un palco diverso dell'altare, cioè uno spazio radiofonico. La verità finale sarà sorprendente e soprattutto mi piace determinare che Trame d'amore, raccontando di tutte queste storie, di tutte queste persone che lo contattano, il prete, per raccontare i propri disagi, le proprie gioie, alla fine non è un romanzo sull'amore, ma è l'amore racchiuso in un romanzo. E quindi aspettiamo il... Gianfranco Iovino naturalmente rimane qui perché è il padrino del premio letterario Una pagina davvero. Se è vero, ci porta lontano. Sembra che ci parli solo di San Valentino e di Amore a due. Allora, abbiamo un piccolo omaggio anche per ricordare questa giornata da parte nostra, da parte della verità, grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Andiamo a scenare intanto finché c'è l'alternanza.